Legalità, una svolta per tutte. Con questo slogan è iniziata oggi da Milano la nuova campagna promossa dalla CGIL, incentrata sul contrasto alla corruzione e all'evasione, sul controllo del sistema degli appalti, sulla lotta alla criminalità organizzata. L'iniziativa ha preso il via questa mattina con l'incontro del segretario nazionale Susanna Camusso con il prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca. Incontri proseguiti poi in Piazza della Scala con alcune autorità cittadine. Successivamente presso l'Expo Gate si è tenuta una collatissima conferenza stampa in cui la Camusso ha sottolineato il legame tra legalità e lavoro. Per creare lavoro, un buon lavoro, ha detto, una delle strade da percorrere è mettere la legalità al centro. Deve diventare l'ossessione positiva di chi vuole cambiare il paese. Da 1 a 3. Quindi il problema che abbiamo, il primo problema che abbiamo, è qual è la trasparenza, come si aggiudicano gli appalti, come si attuano, come si costruisce una legislazione che dia certezze. Perché ci occupiamo della legalità oltre che per la straordinaria ragione che sono tante risorse che vengono sprecate invece che dedicate al paese e alla sua creazione di occupazione? Perché ovviamente ogni condizione di illegalità è anche una condizione in cui il lavoro diventa un lavoro difficile, un lavoro ricattabile, un lavoro che non si svolge con le caratteristiche del buon lavoro. Ma la CGIL non si limita alla denuncia. Questa campagna sarà accompagnata da una proposta di legge sugli appalti per la quale si stanno già raccogliendo le firme. Questo viaggio, partito non a caso da Milano, considerati i recenti avvenimenti che hanno interessato Expo, proseguirà poi in tutta Italia, toccando luoghi diversi e significativi per raccogliere ricordi e storie che andranno a comporre un film.